Del Mele, Antonio Martoni, Michele Sibilla. Allora, partiamo subito con una disamina di questa partita. Un ottimo primo tempo, un secondo tempo però dove il Benevento è un po' sparito. Al di là insomma del tuo gol, complimenti, il secondo in Serie A, quindi insomma complimenti alla tua prestazione, però è evidente che è un gol che è servito a poco. Sì, questo qua non come il primo, è servito veramente poco. Il primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e il secondo siamo calati, però sono uscite le loro qualità, che sono una grandissima squadra. La fisicità forse avete pagato della Roma. Guilherme parlava anche però di una scarsa concentrazione nel secondo tempo. Il primo tempo loro ci hanno messo tantissime in difficoltà, come il secondo, su calci piazzati. Nonostante erano grandissimi, hanno avuto molte occasioni di fare gol. Infatti il primo gol l'hanno fatto su calcio piazzato e non credo di aver subito altre occasioni il primo tempo. Silver, prima di cederti la parola, una mia curiosità, perché in tribuna stampa cercavamo un po' di capire l'assetto di questo Benevento e la tua posizione. Puoi dirci un po', perché non giocavi largo, no. Che cos'era? Era un 4-4-1-1, stavi dietro a Guilherme, ci puoi spiegare un po' la tua posizione? No, il mister l'aveva preparata che in fase di non possesso ci difendevamo 4-1-4-1 e io fungevo come mezzala. Invece quando prendevamo palla dovevamo allargarci e io e Juricic facevamo i 2-3-4 dietro Guglielmo. Perfetto, a te Silver. Perfetto, grazie Enrico anche per aver chiarito l'aspetto tattico che avevamo letto tra le righe anche noi qui da studio. Voglio farti due domande, a parte i complimenti per il gol, purtroppo questa sera non è servito a nulla, ma abbiamo visto dopo il gol del Benevento la Roma subire il contraccolpo, perché un paio di volte anche Di Francesco si è alzato in piedi dalla panchina, ha provato a scuotere i suoi. Tu credi che in quel momento lì sarebbe stato possibile provare a fare ancora un po' male alla Roma, perché un po' di spazi sembravano offrire? Poi è chiaro, la tua lettura è sacrosanta, sulla fisicità c'è poco da fare. La Roma ha dato cose elementari sullo 0-1. Sì, sì, cioè, è vero, era, è vero. Andata... Sembrava, cioè il contraccolpo aveva sentito. Cosa pensi su questo? 0. Abbiamo avuto possibilità di raddoppiare anche e magari addirittura mantenere il vantaggio. Poi siamo stati sfortunati su una disattenzione nostra e abbiamo pagato l'errore molto grave della difesa su quel calcio piazzato. Mi sono permesso di fare un po' di amarcord, perché tu nell'anno che hai trascorso al settore giovanile della Roma, confermaci se è così, eri praticamente dietro la porta del Barcellona quando Florenzi si inventò quel gol memorabile, straordinario da metà campo. Tornare all'Olimpico e fare gol alla Roma, che sensazioni? È vero, siamo d'accordo, un gol che non serve a niente per la partita, però che sensazioni ti ha generato? No, appena sono arrivato ho rimesso piede dove andavo 2 anni fa a fare racchetta palle, mi sono venuti i brividi, perché comunque è stato un anno fantastico dove questa società mi ha fatto crescere tanto e ritornare qui per me è stato davvero bello. Peccato per il gol che non è servito a nulla, però sono felicissimo di averlo fatto in questo stadio stupendo. Sì, velocissimo, non è che possiamo chiedere a lui di aspetti tattici, tecnici e comportamentali, quindi continuiamo con le domande personali. Ecco, dei calciatori della Roma, qualcuno che ti è venuto a salutare o si è complimentato, insomma, di quelli che ti vedevano allenarti con i ragazzini all'epoca gestiti da Bruno Conti? Qualche giocatore della Roma che ti ha salutato, che si è venuto a complimentare, che si ricordava di te quando eri nelle giovanili della Roma? Florenzi, che era un ragazzo che era sempre con noi in convitto, dove il padre aveva un ristorante e ci invitava sempre noi ragazzi più piccoli, e Strottman, però non si è complimentato con me, ma col lavoro che stava facendo tutta la squadra mentre eravamo in campo. Bene, bene. Michele, ne hai una? Sì, no, io vi faccio a Brignola la domanda che ho fatto anche a Guilherme: se credi che nell'occasione del pareggio e del gol del vantaggio, insomma, anche se ha già detto qualcosa, la difesa si sia comportata nel miglior modo possibile, e non solo la difesa, perché Guilherme per esempio prima ha detto sono sempre quei piccoli dettagli che poi alla fine contano, e purtroppo ancora una volta ci avete fatto le spese.
se la difesa si è comportata in maniera impeccabile e se o comunque anche Guilherme diceva che c'erano stati comunque dei piccoli errori individuali che hanno macchiato la partita. Abbiamo fatto tutti una grande partita, però è normale che qualcuno sbaglia, è normalissimo, però davvero abbiamo fatto tutti una grande partita, non mi sento di dare le colpe a nessuno, anche perché abbiamo giocato davvero tutti bene. Bene, grazie Enrico, grazie Sonia. Perfetto, grazie mille, grazie. Allora, ti dico che Silver, per quanto riguarda De Frel, è passato chiaramente mentre stavamo intervistando.